Ciao a tutti, oggi video diverso dal solito, non è un video di pesca, questo è il mio acquario nostrano, ci sono tre Lepomis gibbosus, tre persico sole e un fantastico Perca fluviatilis, il nostro caro persico reale. Qualche consiglio su come mantenere una vasca di questo tipo. Allora, come vedete l'ambiente richiama moltissimo quello naturale in cui questi pesci vivono, acqua calma, corrente piuttosto ferma, non c'è bisogno di una grande ossigenazione, sono pesci robusti che riescono a sopportare condizioni di acqua piuttosto ferma. È importante l'arredamento che offra alcuni anfratti, alcuni nascondigli in cui i pesci, quando semplicemente vogliono un po' di tranquillità, vanno a rifugiarsi. Fra tutti questi sicuramente quello più difficile da inserire in vasca è il Perca fluviatilis, il persico reale. Questo perché, essendo fondamentalmente un predatore, ha un carattere estremamente schivo e mal sopporta lo stress della cattura e del successivo inserimento in vasca. Tendenzialmente rifiuta costantemente il cibo. Il problema maggiore di chi ha cercato di tenere l'acquario era proprio quello che il pesce si lasciava morire di fame e deperiva. Questo è dovuto anche al fattore che, essendo un pesce di fondo, un pesce che frequenta spesso il fondale e nelle cage giovanili è un pesce di branco, cosa succede? Che presenta alcuni parassiti intestinali se viene pescato in acque un po' troppo sporche o è indebolito e è vittima di micosi, di infezioni, è un pesce insomma delicato. A ciò non contribuisce il suo pessimo carattere, è un pesce sempre attivo, un pesce sempre nervoso che rincorre sempre gli altri pesci. In vasca qui non si fanno del male, però insomma c'ha il suo bel caratterino. Quindi in un acquario come questo, che è 180 litri, possono convivere pacificamente quattro pesci di questa dimensione. Il problema maggiore qual è? Le date di inserimento. Per ottenere il risultato ottimale è meglio inserire prima i tre persico sole, per fare anche il fondo alla vasca, perché sono pesci più robusti, quindi anche per la maturazione del filtro della colonia batterica è molto importante che siano loro i primi inseriti, sopportano un po' di più i livelli di nitrato che si vengono a formare durante lo stadio giovanile dell'acquario, e solo quando sono ben acclimatati, cioè accettano il cibo anche il secco, accettano qualsiasi tipo di cibo, in vasca inserire il persico reale. Il persico reale è molto difficile da far abituare al cibo inerte essendo un predatore, quindi cosa succede? Che vedendo poi i persico sole cibarsi voracemente di quello che cade in vasca, per emulazione comincia ad accettare anche lui il cibo morto oltre che al vivo. Se gli date delle gambusi lo fate felicissimo, non sono facilissime da reperire, anche dei piccoli di Rutilus, è meglio abituarlo a mangiare il cibo morto. Io uso delle buste di insalata di mare, faccio bollire i gamberetti, le vongole, le cozze e poi le rompo a pezzettini e le butto dentro in vasca. È un acquario che dà molte soddisfazioni da guardare, perché richiama veramente l'aspetto naturale, ci sono delle piante vere, ci sono dei legni sommersi, c'è un minimo di copertura algale che dà al tutto un aspetto molto naturale, e il Perca fluviatilis ha veramente un carattere interessantissimo da notare. È veramente un predatore perennemente in caccia, perennemente attivo. L'ho inserito in vasca molto piccolo, l'avevo preso che era 9 centimetri, ormai è più di un anno che è in vasca e ne ha raggiunti quasi 15, compresa la coda. Ha un metabolismo rapido, quindi non alimentatelo molto, sono pesci molto voraci. Un gamberetto o un paio di cozze al giorno divise fra tutti ben sbriciolati sono più che sufficienti. Volevo farvi vedere che sono talmente abituati alla presenza umana adesso che, guardate, mettendo un dito in vasca non si spaventano, non fuggono, non ne sono intimoriti. Adesso purtroppo hanno raggiunto una dimensione tale che penso che li libererò e cercherò di inserire in acquario altri pesci nostrani per allevarli. Spero che vi piaccia la mia vasca e un saluto a tutti.